Noi dobbiamo parlare dei suoi messaggi agli altri. Noi dobbiamo testimoniare l'amore di Gesù, la grazia che Gesù ha fatto nella nostra vita e nella nostra famiglia agli altri, perché gli altri possono anche desiderare essere di Gesù. Perché tutti gli altri possono anche volere fare la volontà di Dio, fare la volontà di Gesù. Ma se noi rimaniamo nella nostra vita chiusa, non parliamo nulla, non testimoniamo nulla. Siamo tutti paurosi perché oggi hanno creato un mondo pieno di paura. Tutte le persone adesso hanno paura. Le persone non hanno più fiducia in Dio. Le persone non hanno più fiducia nel potere e nella protezione di Dio, perché le persone hanno creato una paura così grande che le persone si sono lasciate chiudere dentro delle loro case. Questo viene da Dio? No, viene dal demonio. Viene da tutti quegli uomini che sono usati da Satana, comunisti, satanici. Persone che non fanno la volontà di Dio, ma del demonio. E loro hanno preso per mira chi? L'Italia. Prima la Cina, dopo ha sofferto di più l'Italia. E dopo tutti gli altri paesi del mondo. Stanno a fare un esperimento per rovinare la vita delle persone? Sì, sicuramente. Per distruggere le libertà delle persone? Sì, hanno già fatto, perché le persone sono chiuse. La Madonna una volta aveva detto alla mia madre, le persone un giorno saranno chiuse dentro delle proprie case come criminosi e i ladri saranno liberi a andare nelle strade tranquillamente. Questo è adesso. Noi siamo dentro delle nostre case. Chiusi come se fossero criminosi. E i ladri, i politici corrotti, ladri che non fanno nulla, tutte le altre persone potenti che rubano, che vogliono denaro, sono libere a fare quello che vogliono. Quando le persone apriranno i loro occhi per lottare contro il male? Quando le persone si decideranno che il demonio sta a chiudere tutte queste persone dentro delle loro case per fare queste persone morire, soffrire, passare paure per perdere tutto. Quando le persone si decideranno a fare la volontà di Dio, recitare anche ogni giorno il suo rosario con fede per sconfiggere tutti questi mali, noi dobbiamo pregare, dobbiamo molto, ma noi dobbiamo anche agire, perché se no. Noi dobbiamo testimoniare. I tedeschi sono il popolo che sta a lottare per non perdere la loro libertà. Vanno fuori, nelle strade, nelle piazze, a riunirsi per lottare contro tutte queste cose. Vaccino, usare maschere, essere chiusi, perdere il loro lavoro. E dopo come si fa per mangiare? Se voi perdete il vostro lavoro, cosa farete dopo per mangiare? Morirete nella stessa forma. Hanno creato una cosa per distruggere tante persone. E la Madonna aveva chiesto tanto nel passato, già da tanti anni, pregate perché il male non riesca a avere tanto spazio in mezzo a voi. Pregate per allontanare il male da voi e dalle vostre famiglie. Cosa le persone dicevano? Ah, questo non è vero. Ah, questa è invenzione. Ah, questa è bugia. No, la Madre di Dio non viene mai a dire questo messaggio. Questo non viene dalla Madre di Dio. E le cose stanno a succedere. E adesso, cosa faranno tutte queste persone? O noi ci decidiamo a fare la volontà di Dio, o non faremo mai la volontà del Signore, e non saremo mai con il Signore. Io dico a voi, come ho ripetuto l'ultima volta, la Madonna ha detto di non permettere di iniettare in noi
il loro veleno mortale. Se voi possiate sapere tante cose che devono venire, voi dovete pregare di più. Ma tante cose non si possono dire. Ma possiamo capire. Spiegherò una cosa a voi. Come dice nella parola di Dio. E perché è venuto il diluvio nel mondo? Perché adesso sarà con fuoco? Prima è con acqua, adesso è con fuoco. Cosa aveva nel tempo di Noè e cosa aveva nel tempo di Davide? Chi era che era grande e alto? Chi era un uomo alto che Davi ha ucciso? Come era il nome? Golia. Golia. Da dove è nato Golia? Golia. Golia. Golia è venuto da dove? Lo sapete? È apparso così, Golia? Um gigante tremendo, Golia apparso così, de niente, e faceva morire tante persone. Golia è nato dalla relazione degli angeli con le donne, angeli che hanno disobbedito a Dio e che nel tempo di Noè avevano in tanti e che facevano rovinare l'umanità con cattiveria. Come gli uomini hanno imparato a fare armi con metalli, coltelli, tante cose per uccidersi? Hanno imparato così da niente? Sono stati questi cattivi, figli di questi angeli cattivi, che hanno rovinato la creazione del Signore. Con cattiveria, angeli disobbedienti. Per questo Dio ha mandato il diluvio per rovinare e uccidere tutte queste cose cattive, gli uomini cattivi, e è rimasto Noè con la sua famiglia nell'arca. Perché gli angeli disobbedienti volevano rovinare la creazione di Dio. Perché che scoprono in tante parti le ossa grandi delle persone? Dio ha rovinato perché voleva distruggere questi figli di questi angeli ribelli. Solo che adesso questi uomini, ancora guidati da questi demoni, come così, come guidati dal demonio? Se la Madonna appare a noi, che la vediamo, che parliamo con lei tutti i giorni, pensate che il demonio non appare a quelli che sono consacrati a lui, parlano con loro tutti i giorni e spiegano a loro tante cose come loro dovevano fare male? Appare. Se la Madonna appare e parla con noi, San Michele, Gesù, il demonio appare ai suoi seguaci, che si sono consacrati a lui, per imparare il male da lui, direttamente, o dagli altri demoni. E è così come Dio, la Madonna, ci indica le cose che noi dobbiamo fare, a dove dobbiamo andare, il demonio anche indica loro, dove loro devono andare, fare, prendere le cose per fare del male. Allora, questi consacrati al demonio, anche loro hanno scoperto dove c'erano tutti questi giganti morti, le ossa. Hanno imparato a prendere le cose per imparare di DNA, di imparare a fare tante cose sbagliate. E loro hanno imparato a prendere tutte queste cose di questi giganti del passato, figli di questi angeli sbagliati. Hanno imparato da questi angeli caduti a fare tante cose, e anche dal demonio. E sì, dentro di questi vaccini hanno pezzetti di questi giganti per inserire nelle persone. Non avete mai pensato?
Hoje posso não fare tutto com la scienza satanica que loro hanno fatto. Como Dio ha rovinato i giganti in quel periodo con diluvio per fare sparire i figli di questi angeli caduti, il demonio può anche fare una sfida a Dio, di dire adesso mettiamo dentro di ogni essere umano un pezzetto di ogni gigante figlio nostro e Dio dovrà rovinare tutta la sua creazione per sparire gli uomini. Per questo nella parola di Dio si dice che quelli non devono prendere il marchio della bestia. Se tu non vuoi sparire e soffrire la giustizia di Dio, è meglio tu morire, ma non permettere che mettano in te quelle cose brutte. Perché non scapperà dalla giustizia di Dio, solo che adesso la giustizia di Dio sarà con fuoco, non sarà con acqua. Se tutta l'umanità prenderà questo vaccino e avranno queste cose dentro di se stesse, Dio dovrà fare sparire tutto, come ha fatto nel tempo del diluvio. È questo che il demonio vuole, rovinare la creazione, da inserire pezzetti, anche con tutte queste cose, pezzetti di bambini abortiti. Se tu metti un vaccino così, anche tu non scapperai da giustizia di Dio, perché i peccati di aborti sono i peccati che attirano subito la giustizia di Dio sopra l'umanità. E tu sarai colpevole da quel bambino che è stato ucciso con il peccato di aborto. Perché tu vuoi vivere, ma tu non viverai. La Madonna dice che noi saremo schiavi, soffriremo. Un giorno dirò a voi, questo posso dire perché la Madonna non ha detto di guardare come segreto, io ho detto già alle altre persone. Un giorno stavo pregando e ho visto le persone come mostri a mangiare una agli altri, a morsicare gli altri per mangiare la carne. Questo succederà. Le persone erano come mostri. Hanno perso la ragione e si mangiavano, a morsicare, a mangiare la carne degli altri. E ho detto a Gesù, non permette che questo succeda, perché loro stanno facendo tutti gli esperimenti per rovinare la creazione di Dio. Se ci sono quella droga che si usano negli Stati Uniti e negli altri paesi, che i giovani rimangono come se fosse un zumbi, che vogliono morsicare gli altri, possono fare con qualsiasi persona del mondo, nello stesso tempo, in una vaccinazione in massa, in una moltitudine tremenda di persone. Possono rovinare tante persone da un colpo solo, senza fare niente. Perché le persone pensano in una guerra con bombe che possono cedere, ma è una guerra silenziosa. Per mezzo di cose che prima facciamo paura alle persone, prima mettiamo una malattia nel mondo e dopo forziamo tutti loro a prendere un vaccino e faremo il nostro esperimento in loro. È così. E se ogni persona prenderà un vaccino che ci saranno tutte queste cose dentro, non scapperanno dalla giustizia di Dio. Forzeranno, e c'è nella parola di Dio, hanno riuscito dai piccoli ai grandi a avere il marchio nella fronte o nella mano. Ma questi che saranno deboli, che non avranno il coraggio di lottare, che si lasceranno mettere tutte queste cose, posso dire, non scapperanno dalla giustizia di Dio. Noi dobbiamo in questo periodo imparare ad essere buoni, pentirsi dei nostri peccati, e come la Madonna ha detto, che quelli che si sono preparati veramente e hanno fatto la volontà di Dio, prima che succedano tutte queste cose tremende, il Signore ci porterà via da questo mondo. E una persona aveva detto, ah ma come? Le persone andranno via davanti agli altri? È giusto, se tu sei preparato,
Se é stato obbediente a Dio, ha fatto la volontà di Dio, è giusto che Dio faccia con i suoi fedeli quello che vuole. Il Signore porterà via. Rimarrà quelli che non vogliono fare la volontà di Dio che soffriranno e quelli che dovranno rimanere nel mondo per portare il mondo avanti come Dio vuole a modo suo. Quelli che Dio ha scelto ogni persona per una missione. Ci saranno quelli che rimarranno nel mondo per restare nel mondo, ma rimarranno anche quelli nel mondo perché saranno rovinati dal braccio di Dio che sono stati disobbedienti. Ma ci saranno quelli che il Signore porterà con sé. Quali saremo noi? Dipende da noi, dal nostro cambiamento di vita, di preghiera, di conversione. Per questo la Madonna dice che noi dobbiamo riempirci dell'amore di Dio. Noi dobbiamo perdonare, noi dobbiamo cercare di essere il più perfetto possibile, avvicinarsi dal cuore di Gesù. Non lo so se vi ricordate quando in Italia, quando sono andato nell'ultima volta o nel 2016, quando la Madonna aveva detto che noi dovevamo fare i primi 5 sabati del mese come perfettamente, come mai abbiamo fatto nella nostra vita. Vi ricordate di questo che avevo detto lì da voi, a Vigolo? La Madonna aveva detto di dire a voi di fare i 5 primi sabati del mese. Bene, perfettamente, come mai avete fatto nella vostra vita? Perché la Madonna aveva detto quello? Perché adesso, per fare i 5 primi sabati del mese, bene come lei vuole, come Gesù vuole, non sarà fatto? Perché? Perché oggi, quando tu vai in chiesa, ci sono gli oltraggi in chiesa con l'Eucaristia. Tu não farás um primo sábado del mese perfeito, como Dio accetta. Nel passato tu poteva fare, adesso tu não può. Perché o tu deve fare così, e não si può, perché não te daranno in bocca, perché não vogliono, allora não sarà una riparazione. Sarà um sábado del mese de ultraje? Como tu farai? Eu penso em questi giovani bambini, como faranno i 5 primi sabato del mese perfeitamente? O troveremo i sacerdoti buoni, santi e coraggiosi, che celebreranno degnamente la Santa Messa per noi, di nascosto, perché non si potrà essere davanti a tutti, se non tutti vanno in prigione. O nessuno farà i 5 primi sabato del mese perfettamente. Avete capito la situazione? Come il demonio fa per rovinare le persone, per perdere le grazie di Dio e per quelli che sono stati sordi, disobbedienti e richiamano i messaggi della Madonna che non hanno ascoltato prima per fare bene? Adesso come faremo? Se tu non hai fatto bene, se tu non hai ascoltato la Madonna in quel periodo lì, cosa devo fare? Non potrà fare. C'è un tempo per tutto. Se tu perdi l'opportunità, il tempo, tu non avrai più quella grazia, come avevo spiegato tante volte. Avrai altre, ma quella lì no. Il tempo passa, figli miei. Fratelli e sorelle miei, il tempo passa. O impariamo adesso a essere obbedienti a Dio, o non impariamo più. Cosa noi stiamo a vedere adesso? Cominciano a perseguitare le persone. La Madonna aveva mostrato prima, aveva detto prima, che sarebbe in certi posti, come noi vediamo in Cina, come noi vediamo lì, i cristiani nell'altra parte del mondo, a soffrire la persecuzione con i musulmani. E noi eravamo, ognuno nel nostro paese, ah, non è qua con noi, allora non pregava per loro, o si dimenticava di pregare per loro, perché non era nel tuo paese vicino a casa tua, era lontano da te, ma adesso questo succederà dappertutto, perché adesso la persecuzione arriverà dappertutto. E io dico a voi, state molto attenti. Da tutte quelle invasioni che sono entrate nella vostra Europa, nella vostra Italia.
perché i cattivi nel momento opportuno agiranno. E sarà grande dolore. Io dico a voi, proteggete la vostra famiglia, le vostre case, le vostre proprietà bene, perché avrete bisogno di una protezione per difendersi. Ah, ma Edson Globo sta a insegnare a noi che noi dobbiamo usare qualcosa per difendersi. Tu devi difendere la tua vita e la vita della tua famiglia. C'è nella parola di Dio. Stanno a dire alle persone che non devono proteggersi, ma loro possono uccidere a noi, possono fare male a noi. Noi dobbiamo proteggerci. Dobbiamo unirsi in famiglia. Io dico il numero di 7. Un giorno avrete bisogno di avere altre 6 famiglie con voi per aiutarsi vicendamente, perché sarà in tempi difficili. Come ho già detto, tutti i frutti che voi comprate, tutte le cose che ci sono in semi, voi dovete guardare, tenere con voi. Per coltivare nella terra e un luogo dove potete coltivare, perché dopo non avrete più da mangiare queste cose. Dio ha fatto così a Noè: prendete ogni cosa dei frutti, degli alberi, di questo, ha messo tutto dentro dell'arca. E adesso tocca a noi, perché loro cambieranno tutto per rovinare quello che Dio ha fatto perfetto per gli uomini. Anzi, stanno già a fare così. Tenete con voi tutte le cose per coltivare, animali per creare, per mangiare, perché dopo non ci saranno queste cose. O tu accetta in te il marchio, o tu non mangerai, o tu non comprerai e non venderai. Usate il vostro denaro adesso per preparare tutte queste cose, a voi e alle vostre famiglie. Ah, ma noi dobbiamo, il Signore manderà e non mancherà mai nulla. Ma è la Madonna che ci sta a insegnare questo per prepararsi. Come Dio ha orientato Noè, non è che Dio ha dato a Noè tutto nelle mani di Noè. Qui Noè, è tutto qua. Dio ha fatto, vai a fare questo, 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 questo. E noi dobbiamo fare la nostra parte adesso. Uno aiuterà l'altro. E la Madonna dice che quelli che saranno egoisti, che penseranno solo in se stesso, tutte quelle cose non saranno benedette da Dio. Più tu aiuterai gli altri, più Dio ti benedirà per salvare più le anime. Ognuno dovrà aiutare l'altro con quello, un giorno, con quello che avranno. Uno aiuterà l'altro. È così che sarà nei tempi futuri. Quelli che penseranno vivere solo, egoisticamente, da soli, senza fare nulla, non avranno la benedizione di Dio. Perché la nostra vita è cambiata. E cambierà ancora di più. E saranno più difficili i tempi, più avanti passa. Siamo ancora, come ho già detto, in 2020. Mancano ancora 6 anni. 2020 è stato l'anno, diciamo così, di esperimento della prova, ma negli altri anni saranno ancora più duri. Prepariamoci, stiamo attenti, chiediamo la luce di Dio: Signore, come io posso usare il mio denaro, quello che ho, per prepararmi? Non spendere soldi con cose inutili. Io dico a voi, è meglio cominciare a liberarsi di TV, di tutte queste cose, stereo. È meglio vendere e comprare cose per coltivare e animali per criare. Perché tu non mangerai la TV, tu non mangerai lo stereo, ma saranno quello che tu coltiverai nella terra e che crierai come animale. Cominciate a lasciare queste cose superflue. Per quello che voi potete mangiare,
voi vostre famiglie. Cominciate a prepararsi. Le persone vogliono acquistare beni materiali. Saranno quelli che avranno fame più avanti e non avranno niente da mangiare. Cominciate adesso a prepararvi e a chiedere la luce dello Spirito Santo perché tu possa veramente, santamente vivere in questo tempo di prove, nella luce e nella grazia di Dio. Amen. Facciamo atto di consacrazione. Amen. Sacro cuore di Gesù, immacolato cuore di Maria e castissimo cuore di San Giuseppe, io vi consacro in questo giorno la mia mente, le mie parole, il mio corpo, il mio cuore e la mia anima, affinché si compia attraverso di me in questo giorno la vostra santa volontà. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sì. Sia lodato. Sia lodato Gesù Cristo, sempre, sempre sia lodato. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Un abbraccio a tutti voi, grazie per la vostra pazienza e attenzione, ma questo non è un scherzo, è una cosa seria che noi dobbiamo prendere sempre nella nostra vita, decisioni che noi dobbiamo fare, per stare veramente nella protezione del Signore, nella grazia di Dio anche, proteggendo a noi e alle nostre famiglie. Che il Signore vi conceda tante grazie, tante benedizioni, tanta forza. Pregherò per voi sempre, per tutte le famiglie del mondo, e oggi quando la Madonna viene vi presenterò davanti a lei, a tutti voi e ai vostri cari.